Bentornati in un altro blog del comico K3, signori, qui da TGCon 24. Allora, innanzitutto partiamo dicendo che il signor, il comico, dice vuole dare la merda, Ma chi vuole dare la merda? Cos'è che sta dicendo? Nega l'evidenza. Vuole dare la merda alle studio, paragonandole alle solo HD. Due canzoni. Quella di Dim Jeans, di uno che non conosco. Comunque abbiamo alzato al massimo. Tua sorella. Abbiamo alzato al massimo. E in pratica questi qui gli davano la merda. Cos'è che sta facendo? Questi qua gli davano la merda a... Mi permetta, vedi, è un finocchio. Comunque, gli davano la merda. I bassi facevano. Sembrava allora il terremoto. Queste qui fa. Una betumiera, ma cos'è? Ah, non è proprio così. Ma dai, ho ragione io. Allora, c'è da dire una cosa. Ma come sono belle soldi queste qua? Mm. Invece sono. Ma hanno cambiato il. Guarda. Che cosa? Il materiale qui è più liscio. E perché queste sono nuove? Gnocco, eh? No, c'è da dire che allora. Non faccia il deficiente. Il sonoro è migliore sulle studio, logicamente. Ecco, io andrei in giro così. Da deficiente. Come quello che si mette gli occhiali da sole qua, ce n'è un altro qui. Almeno se gli cade uno all'altro, gli scemi fanno così. No, cari amici, stavo dicendo allora parlare del comico sulle solo. Queste non sono le solo HD, ma sono le solo. Secondo me sentono bene, molto bene. I bassi sono, ti fanno vibrare i timpani. È vero, non a livello delle studio, ma ti fanno vibrare. Ecco che ammette la verità di fronte ai maxi schermi. Ma magari uno ha un televisore a 50 pollici. Maxi schermo. Comunque, ridillo. Oppure ti faccio vedere il replay. Ridillo. Che i bassi sono. Ridillo! Si sentono forti, ma non come le studio. L'ha detto, non può più cambiare idea, Ma non voglio cambiare idea, questa è anche palese. HD. Anche HD. Che cosa? Anche le solo HD? HD! HD in inglese, vabbè. Sì. ACD. È arrivato HD. HD, infatti HD, HD, ACD. HD. Ma dove la vedi? Si legge C? Così. Dove la vedi? Si pronuncia così. HD. Come 50 Cent quando dice le. Com'è che si chiamano? SMS Studio. No, SMS Audio. SMS Audio. Audio dice una roba così. Non dice audio. Lo pronuncia in modo inglese, americano. Caro K3. Si potrebbe girare però così. Però c'è un punto che è così, te le stai allargando tutte. Comunque va bene, sì, K3. Sì, tanto la sua testa è un quadrato. E sì, mi si stanno. Cioè, se non è che si stanno, è la sua testa. È la sua testa. Faccio vedere perché. Che cosa fa? Dottor Dre. Mi sembra scemo. Guardate. Chi ama Justin Bieber qui? Ma non è vero! Eccolo! Allora, neghi l'evidenza. Nego l'evidenza. Con un prodotto sponsorizzato già. Allora, Justin Biberon. Allora, Justin Biberon. Biberon? L'ho prese. Innanzitutto l'ho prese per la fagiolina e non per me, primo. Secondo. Ma secondo, dite che se le mette su ogni sera per ascoltarsi Mozart? Secondo, l'ho prese Viola e purtroppo Viola le fa solo quel coso lì. Sì, quel coso. Che lui mi ha fatto sentire a casa sua, ha azionato l'album completo di Justin Bieber. Ma cos'è che sta? Aveva talmente tanti biberon che poteva sfamare qualsiasi neonato al mondo. Talmente tanti. Ne ha messa su una, quella di che si mette ad urlare come una donna. Ma veramente. Ma lei è la realtà. È lei, fino a prova contraria, è lei quello allora, che ha le cuffie viola. Va bene. Allora, sulla prestazione audio, va bene. Logicamente, le studio mettono al culo. Le studio sono superiori alle pro. Le,
No, guarda, sono, guarda che si contraddice. Sono superiore alle solo. Non è neanche italiano, non è neanche italiano, è un uovo. Sono superiore alle solo e le solo HD. È normale. Ah. Signorino! Questo è oro nero. Stiamo attenti. Oro è petrolio, petrolio. Se però, se gli do fuoco, qui prende. Nella portabilità vincono le solo e le solo HD perché sono più piccole, più comode e hanno il Google Talk. Che le solo le studio non hanno, caro K3, che è molto comodo. Questo non può negarlo, anche perché da qua possiamo abbassare e alzare il volume. Noi non possiamo farlo, è una rottura di palle, possiamo, vero, tirare possiamo fuori. Possiamo cambiare canzone però. Possiamo cambiare canzone indietro possiamo avanti, mettere anche mettere in pausa, stop, però non possiamo alzare il volume e questo è nostro. Mi accontento, perché contento. Quando hai un iPhone che fai, tu fai così, tiri fuori zack, tiri fuori l'iPhone zack, fai. Ascolta, il K3 infatti, il filo che prenderò, il filo che sto tentando disperatamente di trovare in Italia, ma è un'impresa veramente difficile trovare un Monster Cable tutto gas italiano. L'unico rivenditore è Darty, che ha qualcosa, però non ha i cazzo i fili questi qua che ci servono a noi, porca vacca. In America ci sono. In America è pieno, te le tirano dietro, qua neanche, cioè la vecchietta, in America, vai da una vecchietta, no? La vecchietta... Signor, ce l'ha, c'è in tasca, tenga, qua, niente, non ce n'è, neanche uno, cioè, il problema è che forse ho trovato un posto a Milano, però devo chiamare. Il problema è che se il comico va in America, lo strozzano con tutti quei. Vado in America, me le porto a casa 50, 50 fili, così l'abbiamo in... di riserva. Li appendiamo. Di riserva. Comunque prenderemo queste capatrac che sono molto più comode. Per il fatto no, comunque del ci siamo Talk. Incazzati perché il cavetto nero. Allora, il capatrac, beh, non è ora ancora di parlare di questa cosa. E io parlo, non mi puoi negare di. C'è un'altra cosa da dire, aspetti, capatrac. Wireless o. Tu metti al culo col cavo. Secondo voi è meglio le Beats wireless o le solo HD? Comunque, allora, io continuo a dire. Perché forse compriamo una... Io continuo a dire che... Per... O le pro. Va a cagare. Prendiamo le pro? Va a cagare. Basta, io compro questo! Le compro a dozzine, li voglio tutti qua, tutti schierati. Il mio esercito di Magic Mouse sarà un esercito, conquisteremo il mondo. A tutto caso. Conquisteremo Cupertino. K3, conquisteremo. Dico che per me, quelli lì solo con wireless si sentono meno potenti di quelle col cavo. Perché lo sapete che quando si compra un prodotto wireless non c'è direttamente un contatto. Funziona col Bluetooth. Ma non è la stessa cosa di avere un cavo integrato. Però ho sentito una recensione, caro K3. Che dicono che il suono cazzo. È migliore delle solo HD. Poi, chi l'ha detto? Magari telefonino.net. No, telefonino.net si pare che già palle. Allora, no. No, scusate, no, ci torniamo. No, torniamo su questo fatto. Torniamo. Aspetta, facciamo un rewind. Faccio un rewind. Veramente. Wow, ok, sono tornato. Allora, vai. No, veramente, cioè, le pagelle di telefonino. Le vogliamo parlare pagelle di telefonino? Scandalose. Io me le sono viste alle 3 di notte, veramente. Cioè, non hai dormito? Non ho dormito. Ma come si fa? Ah, no, veramente, a dare 6 e mezzo alla Apple. Che ha inventato lei per prima il telefono touch che è non si sta parlando di telefoni col pennino, che quelli non sono touch. Ok, il primo schermo capacitivo l'ha adottato la Apple, ha dato una linea a tutti, con che tutti dietro mille anni corrono dietro e copiano tuttora, perché Samsung, signora Samsung, e adesso tutti quelli non è vero, va bene, non è noi vero, ci prendiamo, prendiamoci gli insulti, tanto noi siamo già abituati con le N8, no, invece intanto di qua ci scondi qua. Allora, perché comunque l'Italia è un paese libero, ognuno ha il suo pensiero. Noi esprimiamo il nostro pensiero. Infatti, se non siete d'accordo, infatti, non c'è bisogno di insultare. Infatti, basta che lo dite. Dovete parlare, perché voi non avete argomenti per contrastarci. Perché non lo sapete fare a quanto pare. No, solo insulti ci arrivano. Non lo sapete fare. Comunque, noi
siamo amati, siamo odiati, sputateci addosso, noi ci siamo e continueremo a esserci. Io alla morte! Alla fine, tanto l'anno prossimo finisce, noi ci saremo con le monster su e tutto gas. Allora, fai un video sulla fine del mondo. In diretta, dal comico K3 alla fine del mondo, andiamo sull'Everest. K3, noi più se K2... No, andiamo sul K2, poi lo faccio diventare un po' più alto, K3. Basta, è finito il mondo, tutto. Noi ci salviamo, però ragazzi, noi ci salviamo. E cosa ci portiamo con noi? Il mio esercito. Cosa ci portiamo? Il mio esercito di... Se la terra finisce, cosa vogliamo lasciare l'eredità ai giovani che procreeremo? Beh, innanzitutto la Belen, la Canaris, queste bisogna tenerle. Lascia stare. Però aspetta, scusate, noi ci portiamo le nostre monster, i nostri Apple e il nostro iPhone. I nostri Apple. Tutto. È passato da una frase femminile a una frase maschile. I nostri Apple. Bene, benissimo. Comunque, le pagelle le parliamo? No, parliamo un attimo, no? Perché comunque copiano tutti dall'iPhone. Cioè, l'iPhone fa qualcosa e tutti dietro per il arculo. Cioè, tutti al culo tutti l'Apple. Copiano, cioè, tutti non è possibile. Copiano. Non è possibile. Cioè, l'Apple, se domani si sveglia e fa, che cazzo ne so, una banana touchscreen. Tutti, cioè non è che la sanno far diversa, fanno tutto la banana touchscreen. Cioè, perché? Oh, addirittura è uscito il nuovo Samsung, cosa sconvolgente, che è uguale, identico all'iPhone. Ah, quello, com'è che si chiama? È uguale, identico. Quello sotto costo. È una cosa schifosa. Il design è uguale a 3GS. Ma addirittura la fotocamera, stessa posizione. E perché? Perché aspetta, loro non lo sanno. No! Ti spiego, lei signor Cappatella, lo sa che questi sono cosa sono? Coreana? Coreana, sì, è un'azienda coreana. Questi coreani, cinesi, non lo so, vabbè, non so. Però loro non sanno, cioè nel senso, se la fotocamera facciamo che qua, se la mettono qua, non va bene, la mettono lì. Perché loro non, cioè, se non hanno inventiva, non perché hanno inventiva. Se magari pensano, cazzo, ma l'abbiamo messa qui, però stona perché è brutta. No. Allora è meglio metterla qui perché l'iPhone la fa bene. Certo. Se l'iPhone, adesso vedrete l'iPhone 5 rivoluzione, speriamo. Farà qualcosa che magari uscirà la tastiera, sarà non qui so, la tastiera. Vediamo insomma vedremo cosa succederà. Vedremo anche con l'iPad 3, perché uscirà l'iPad 3, bisogna vedere tutti sarà. Quando è uscito l'iPad? Non serve a niente, tutti lì. La Samsung era già pronta a copiare e c'erano gli schiavetti, così, 3, 2, 1, copiate! Come è uscito... Allora, no. io dico un consiglio alla Apple. Veramente una cosa incredibile. Dico un consiglio alla Apple. Basta comprare i pezzi dalla Samsung, perché quelli ve lo stanno mettendo sì, al sì, culo. Sì, è vero. Vi copiano tutto, ragazzi. Basta comprare... Prendetegli la Sony, prendete dove cazzo volete. Non prendetevi i pezzi alla Samsung, perché avete visto... Alla Microsoft. Quelli sono i capi del copio. Sono i capi. Cioè, questi qua, dopo... Da quando è uscito l'iPhone, ma non mi ricordo più, l'anno scorso hanno buttato fuori il sistema rivoluzionario touchscreen dopo che tre buona anni buona fortuna, va bene, un po' in ritardo, ci siete, ma poco, vedrete che farete e successo. Poi si chiedono perché non vi ah no, ma poi aspetta poi dicono con la Nokia compriamo i fornitori, vi diamo 30 no 15 dollari o 20 dollari, così dovete sponsorizzare i nostri telefoni con... Perché non lo sai questa, l'ho letta oggi. La Microsoft e la Nokia hanno detto: bene, voi che vendete i nostri dispositivi, se voi le vendete, quindi arrivate a un tot di pezzi, noi vi diamo le provvigioni, quindi 12 dollari, 20 dollari sul pezzo. Così quei bastardi, la prima cosa che cercano di vendere al cliente sono i loro prodotti. Hai capito? Corrompono anche! Bellissimo! Ma corrotto, ma lavato. L'ho lavato. Ma lavato. Un'altra cosa della Samsung, giustamente, c'è l'Apple Store. E la Samsung cosa ha fatto? Samsung Store! Ma bellissimo! Con le icone, con le applicazioni della Apple. Hanno fatto tutto. Perché, e poi loro poi fanno le cause legali perché pensano di aver ragione. Poi perdono 5.
5 miliardi, poi prendono 4 milioni, si chiedono, ma perché li abbiamo persi? Che diritti abbiamo abbiamo violato? No, ma non hanno violato. Non hanno violato niente, a parte la forma. Ma la tastiera, e adesso addirittura nel market Android compargono coppie di Siri. Incredibile. Ma Siri mica era inutile, Siri era mica quello che ti faceva scaricare il cellulare. Boh, ma siete forti! E telefonino.net, a quelli che copiano gli danno 9. No, beh, sì, perché loro hanno inventato. il. Come si chiama? Il Not! Il Not l'ho inventato! Eh sì, perché l'iPad nuovo! Pronto? Sono io! Mi riceve? Uno mi sente, è troppo piccolo! Aspetti che scrivo sul touch. Ciao! Ciao Envy, no, sei in macchina, aspetta, stai guidando col piede, ciao, sono io. Ma vi rendete conto? Va bene, comunque telefonino puttana siete, ammettete anche voi, è tutto gas. Cioè, bene, salutiamo K3. Avete fatto un buco nell'acqua, eh? Salutiamo K3. Ma molto profondo poi come buco. Al prossimo vlog del comico K3. A tutto gas, vai così.